L'immagine è identica, cambia solo un particolare, la foto della persona, tra virgolette, colpita, ovvero una donna di 63 anni, Rita, che è la madre di Michela Muscas, 41 anni. Anche lei, meglio sua madre, ha ricevuto una lettera di minacce. Sì, esattamente. Io 2 settimane fa ho potuto vedere che nella casetta postale di mia madre c'era questa fattura, tra virgolette fattura. La lettera Sì. l'ha aperta lei. La lettera sì, l'ho aperta io casualmente. E grazie comunque all'intervista fatta dalla signora Alessia su Cassetto Online ho potuto notare che le modalità sono identiche più o meno. Cambia ovviamente la foto. Cambia la foto perché Sì. c'è quella di sua madre. Lei Esatto. comunque l'ha fatta vedere a sua madre e l'ha avvisata. Sì, certo, io ho avvisato mamma del tutto e niente, dicendole che comunque c'era un caso analogo, della signora Alessia, appunto, e quindi insomma un po' l'ho tranquillizzata in quel senso. Aveva avuto paura come prima reazione sua Eh madre. sì, giustamente sì, anche perché comunque sono state arrivate anche altre lettere di avvisaglie da parte non so di chi, di Avete questa. ricevuto altre lettere voi Esattamente, di altre. minacce? Esattamente di minacce. Ma Sì. recentemente. Recentemente, sì, le parlo di 2 mesi fa. E quindi questa cosa non si può tenere ancora nascosta, perché comunque, non so, magari gira a Cagliari una persona che manda lettere così ai cagliaritani. Questo ovviamente non si può sapere, c'è però un fatto, ovvero che voi avete deciso di Di mettere di mettere in mezzo un piazza, insomma, avvocato anche. esattamente, assolutamente sì, perché comunque questa storia deve finire, assolutamente. E quindi niente, adesso useremo tutte le procedure del caso. Lei da figlia cosa ha da dire ovviamente? Perché il messaggio minatorio, definiamolo Sì, così, è rivolto a sua madre. Sua madre, 63 anni, esattamente, pensionata, nei sì. fatti, insomma, una vita tranquilla. Una vita assolutamente tranquilla e niente, poi d'improvviso arrivano queste lettere di minaccia, queste fatture, io le chiamo fattura fasulla, fatte in fotocopia e niente, però comunque lei la verità si è un po' tranquillizzata perché comunque ha potuto sentire anche Alessia che l'ha messa un po' di, insomma, di tranquillità in quel caso, sì. Adesso comunque sì, ho già l'appuntamento con l'avvocato e procediamo anche noi. C'è una particolare, ovvero il fatto che voi in passato, meglio sua madre, da quanto sta Sì. dichiarando lei adesso, signora Muscas, ha ricevuto altre Ha minacce. ricevuto, sì, proprio quest'estate, un'altra bella lettera di minaccia nei confronti di mia madre e ovviamente da figlia mi preoccupo, perché questo caso deve finire, ok? E io mi auguro che questo personaggio che si diverte a mandare tali lettere per mettere ansia o paure alle altre persone debba finire qua, insomma, perché io sono stata cara e buona abbastanza e adesso basta. Sì. Minacce ricevute quest'estate di che natura? E del tipo le sfondo la porta di casa, niente, minacce di morte, praticamente. Scritte Scritte a mano, sì, e scritte a mano. spedite via busta, come Esattamente, in questo spedite caso. via busta, esattamente, identico caso. La vostra vita è cambiata anche dalla scorsa estate, insomma. Eh sì, nel senso che comunque c'è più timore, ovviamente. Mia madre vive sola, quindi si immagini lei l'ansia, insomma, di io comunque lavoro. Non è che posso stare 24 ore su 24 con lei e quindi niente, c'è un po' di timore sinceramente, però non ci abbatte, Quindi insomma. voi adesso vi rivolgete a un avvocato? Esattamente, sì, ci rivolgiamo a un avvocato e vediamo, lui sicuramente prenderà i propri provvedimenti, insomma. Grazie. Prego.